Salve, siamo qui dal Bookstock Village del Salone del Libro con la Ministra Stefania Giannini dell'Istruzione dell'Università della Ricerca. Vorremmo porle alcune domande e la prima, che forse potrebbe sembrare un po' antipatica, è come mai i libri oggi non sono più tanto letti e come si può incrementare l'interesse dei giovani per la lettura? Ma io credo che si trasmetta l'amore per quello che si ama. In Italia la generazione adulta, diciamo, la mia e in avanti, non è una generazione che ama tanto leggere, si vedono poco i libri anche nelle situazioni televisive, nelle situazioni cinematografiche, insomma non c'è uno stimolo all'idea che il libro sia una componente familiare nella vita delle persone. E si deve ricominciare da lì per poi trasmetterlo ai giovani. Perché gli italiani leggono poco e amano poco la lettura? Ma si potrebbero dire molte banalità, tipo che ci siamo spostati più verso un mondo, non solo in Italia ma soprattutto qui, che predilige l'informazione alla conoscenza e ci si informa più velocemente accendendo la televisione, ascoltando altre fonti, la radio, internet, che non leggendo un libro che richiede tempo. Però questo vale anche per gli altri paesi, quindi non le do una risposta su questo. Molto spesso a scuola i professori assegnano delle letture obbligatorie. Quanto questo secondo lei è realmente utile? Ma guardi, io credo che un professore ha il dovere, non il diritto, ma il dovere di orientare, no? Di dare una bussola nel processo di conoscenza. Suggerire un libro è come suggerire un luogo in cui andare, se tu l'hai letto soprattutto, e mi auguro che questo avvenga, io ti devo dire, ti devo trasmettere, come dicevo prima, la passione per quello che quell'esperienza di lettura mi ha dato. E quindi non solo non ci trovo niente di male, ma lo trovo utile e giusto. Se invece dare un elenco di libri obbligatori vuol dire devi leggere Dacia Maraini, dico per dire, o devi leggere Machiavelli, o devi leggere, quindi, autori classici e autori contemporanei, quel particolare testo, quel particolare brano, o questo rientra in un progetto didattico che quindi ha un senso, oppure per la letteratura contemporanea, non per quella classica, ovviamente questo può diventare un'imposizione, io non lo farei. Stamattina lei ha partecipato alla presentazione di due progetti che sono Suoni e professioni e Io sono un cantautore, e sono entrambe legate al mondo della musica come strumento didattico. In che modo secondo lei la musica può essere utilizzata per insegnare ai ragazzi e anche per imparare magari da loro? Ma intanto la musica va restituita alla scuola e la scuola va restituita alla musica, perché sono due mondi che hanno un po' smesso di frequentarsi. Questo per vari motivi. Io credo che ci sia un doppio lavoro che va fatto a scuola. Il primo, scoprire i talenti musicali e consentirgli di diventare nella vita, di fare di quel talento e di quella passione un mestiere, quindi i percorsi specialistici, come dicevo. E dall'altra parte però una cultura musicale più diffusa in un paese che ha un debito storico con la musica indiscutibile è un altro obiettivo importante. Questo si fa aprendo la scuola, mandando anche in classe musicisti che non sono magari professionisti o insegnanti, ma che possono dare un grande contributo alla diffusione della cultura musicale. Invece qual è un libro che l'ha colpita particolarmente o che piuttosto consiglierebbe ai ragazzi? Domani nella battaglia pensa a me, è un libro, lo consiglierei in traduzione, anch'io l'ho letto in traduzione perché lo spagnolo castigliano lo conosco poco, di Javier Marías, che è un autore, traduttore, scrittore spagnolo, che è molto molto bello. Ringraziamo la ministra Giannini per essere venuta qui al Bookstock Village, e dal Book Blog è tutto, a presto.